I 5 colpiti da arma da fuoco, molti i contusi. È questo il bilancio dei gravi incidenti dopo l'atteso incontro di calcio, quasi uno spareggio per la Serie B. Il prologo sugli spalti ad opera dei circa 2.000 sostenitori giunti da Cava dei Tirreni. Gli ospiti subiscono il gol dopo appena 16 secondi dall'inizio e i tifosi molisani sono investiti da una pioggia di pietre. L'episodio si ripete e le forze dell'ordine sono costrette ad intervenire di frequente anche con l'impiego di lacrimogeni. Al termine dell'incontro è divampata la guerriglia. Numerose le macchine danneggiate, tra l'altro teppisti campani avrebbero anche aggredito alcune anziane signore all'uscita di un appunto nei pressi dello stadio. Ma i momenti di maggior attenzione si sono registrati alla periferia della città, quando la colonna dei tifosi campani scortata dell'ordine ha imboccato il raccordo stradale Roma-Napoli. Qui altra sassaiola, i tifosi di Cava dei Tirreni sono scesi dai pullman e nuova caccia all'uomo nei pressi del poligono di tiro a volo. I due gruppi si sono scontrati, si sono sentiti esplodere colpi d'arma da fuoco, 5 persone, come si diceva poc'anzi, sono rimaste ferite. Una di Campobasso è ancora ricoverata in ospedale ed è piantonata in stato d'arresto.